Una madre con una pancia gigante dà alla luce il più grande bambino che i dottori abbiano mai visto. Sicuramente essere madre è uno dei doni più meravigliosi che la vita può darti. È anche vero che, sebbene centinaia di donne incinte sognino il momento desiderato di avere il loro bambino in braccio, temono anche il momento difficile del parto. Molti sono coloro che preferirebbero averli con taglio cesareo per non provare il dolore straziante di mettere al mondo un bambino, altri si accontentano dell'epidurale perché sanno che quando avranno il loro bambino, avranno dimenticato tutte le sofferenze. Ma cosa succede se quello che porti nel mondo non è un bambino minuscolo che può stare nel palmo di una mano, ma praticamente un bambino di 2 anni che pesa 6 libbre? Ai! Che dolore! Sembra incredibile, ma è quello che è successo alla mamma orgogliosa, Charisse Corbett, che ha accolto una bambina di 20 libbre. Sì, hai sentito, 6 kilos, quasi il doppio del peso medio di una bambina, all'Orange Park Medical Center in Florida. Charisse ha paragonato la taglia della sua piccola Carly a quella di un bambino e ha dovuto donare tutti i vestiti che aveva comprato per il neonato, e invece comprare tutto nuovo per un bambino di 9 mesi. Che follia! Quando il dottore l'ha tirato fuori, ho iniziato a sentire tutti ridere ed emozionarsi in sala operatoria, ha detto Charisse. Stavano tirando i numeri e quando me lo hanno mostrato hanno detto, 6 kg. Non potevo crederci. Sembrava che un bambino piccolo fosse stato tolto dal mio grembo. Lei è così grande. Charisse, che ha chiamato la fotografa Debbie Benson, conosciuta come Sves Mills, per documentare questa occasione speciale, ha dato alla luce il suo quarto figlio. E sebbene fosse una sorpresa per i dottori, Charisse lo temeva già. Sembra che sia una madre specializzata nel dare alla luce super bebè, infatti i suoi primi 2 figli alla nascita pesavano 4 e 4,5 kg, quindi durante la sua quarta gravidanza immaginava che il suo bambino sarebbe nato con un peso simile, ma si sbagliava. Il marito Larry, che attendeva con impazienza la consegna, ha ricordato. La sua pancia era così enorme che si aspettavano che Charisse partorisse 2 gemelli. Mio Dio, peserà 7 kg. Ricordo che il dottore disse, non credo che questo bambino finirà. Ci sono 2? Le sue guance erano così spesse ed era così grassa. È così bella, ovviamente, ha detto l'orgoglioso papà. La cosa più scioccante è che Carly avrebbe potuto essere molto più pesante. È arrivata una settimana prima della data di scadenza, il che significa che se fosse arrivata in tempo avrebbe pesato 7 kg, come avevano previsto i medici. Era tutto molto folle. Charisse non stava aumentando di peso nelle ultime 3 settimane di gravidanza. Era solo che Carly stava diventando sempre più grasso, ha detto Larry. Anche se questa sarebbe stata una sfida per qualsiasi madre, dare alla luce Carly potrebbe non essere stato il suo più grande ostacolo, il 27% del suo corpo è stato coperto di ferite dopo che un incendio ha devastato la sua cucina. Anche la madre di 4 figli soffriva di una grave anemia durante la gravidanza, ma riuscì comunque a superare il parto senza complicazioni. Adesso stanno entrambi molto bene, mia moglie è una guerriera dopo tutto quello che è successo, ha concluso il marito di Charisse. Il dottor Eric ed Ellen Boss, che si è preso cura di Charisse, ha detto che Carly è il bambino più grande che abbia mai portato al mondo. È meraviglioso sapere che, nonostante le sue dimensioni, Carly è venuta al mondo felice e molto sana. Dopo aver visto un bambino del genere, se non sei ancora una madre, ti rallegri ancora? Condividi le immagini meravigliose e scioccanti di questo super bambino con i tuoi amici. Farai sicuramente la loro giornata. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale,
che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.